Dobbiamo capovolgere il nostro mondo. Le piante sono diverse da noi. Non hanno una bocca, un cervello o un solo intestino. Tutti questi organi sono sparsi nelle varie parti che la compongono. E quindi, anche e soprattutto dove noi non possiamo vederli, cioè sottoterra. Per questo il rapporto tra la pianta e il suolo nel quale vive è alla base della sua forza e della sua salute. Sembrano concetti banali, scontati, vecchi. Ma non lo sono. Sono concetti estremamente moderni, perché è proprio sulla salute del suolo che si sta concentrando la ricerca scientifica più avanzata ed è la strada principale che stiamo percorrendo anche noi per lasciarci la moria alle spalle. In questo campo, tra il 2020, anno di inizio della prova, ed il 2022, abbiamo recuperato gran parte delle piante e le stiamo riportando in produzione, anche utilizzando questi principi. Salve, sono il professor Bartolomeo Di Chio dell'Università della Basilicata, gruppo di frutticoltura. In questo sito, come già detto lo scorso anno, abbiamo avviato una sperimentazione molto importante sul declino fisiologico del kiwi. Qui sostanzialmente abbiamo diagnosticato nel primo anno di attività che la causa principale è proprio la presenza di un eccesso idrico. Nel primo anno di attività, nel 2021 e 2022 quest'anno, qui si è lavorato dal punto di vista scientifico e di ricerca nel rimuovere le cause che hanno determinato il declino fisiologico del kiwi. Innanzitutto è stato fatto un drenaggio, il drenaggio è servito per allontanare l'acqua in eccesso di falda e immediatamente congiuntamente a questo è stato utilizzato una tecnologia di irrigazione di precisione attraverso il controllo dell'irrigazione con i sensori di prossimità. Parliamo di sensori del suolo di umidità che ci danno l'idea di come ottimizzare il volume di irrigo. Quello che è successo qui è che abbiamo asciugato gli strati inferiori e abbiamo gestito bene gli strati superiori. Oltre all'irrigazione, qui è stata fatta una gestione ottimale del suolo, quindi abbiamo avuto inerbimento e sovescio e concimazione organica. Eccoci, un altro aspetto importante da considerare nel recupero del declino fisiologico del kiwi è la ricerca del nuovo equilibrio tra l'apparato radicale e la chioma. In questo impianto abbiamo studiato un effetto molto importante, la potatura radicale. Dopo un anno dall'effettuare la potatura radicale appunto a 60 cm dal tronco, abbiamo rigenerato un apparato radicale che aveva lunghezza anche di nuove radici di un metro. È chiaro che oltre all'apparato radicale bisogna azionare una potatura importante nella chioma. L'equilibrio tra il nuovo apparato radicale che si sviluppa e i nuovi germogli permette di recuperare anche il potenziale produttivo. Quest'anno su questa pianta siamo al 40% del potenziale produttivo, quindi da 100 a 200 frutti a pianta, questa è la produzione stimata per quest'anno. Quindi un recupero molto importante, siamo fiduciosi che il declino fisiologico si possa superare. La KVDS è una sindrome multifattoriale. Ogni terreno ed ogni azienda hanno una storia a sé ed hanno bisogno di una soluzione diversa e specifica. Ecco di seguito quattro esempi, quattro approcci diversi per situazioni diverse. Buongiorno a tutti, sono Davide Rosini, il titolare di questa azienda, sita in Cisterna, via Civitona. Stiamo parlando di un impianto del 2008 che è diventato G3 nel 2014. Sono diversi anni che monitoravo un certo regresso di questo impianto raggiungendo il massimo dei sintomi a macchie di leopardo, un po' qui, un po' lì nell'impianto nel 2019-2020.
In sostanza, in questo appezzamento sono state effettuate diverse pratiche agronomiche. In primis è stata apportata tanta calce agricola per migliorare la struttura del terreno e la sanità della pianta. E per finire ho optato per l'inerbimento della superficie e l'utilizzo di tanta sostanza organica. Ciao Davide. Buongiorno, sono Fabio Marocchi, tecnico di Apofruit. Come azienda abbiamo una visione olistica del problema, dove immaginiamo un approccio a torta, dove ogni fetta è una parte del problema, ma sono tutte complementari. Ad esempio, in alcune aziende abbiamo un problema legato più alla gestione dell'acqua, in altre ai drenaggi, in altre ancora alla natura dei suoli. In base a questo abbiamo un approccio prima di tutto legato allo studio dei suoli con analisi particolareggiate, dopodiché si passa all'approccio agronomico dove andiamo a dare delle priorità, in primis la gestione dell'acqua e di drenaggi e in secondo aspetto, ma non secondario perché come abbiamo detto è complementare, a tutta la parte di studio nutrizionale. È uno degli elementi chiave per questo sistema suolo è sicuramente legato al calcio, che riteniamo sia l'elemento fondamentale per andare incontro a questo problema, come in questa azienda che con questo approccio abbiamo avuto dei risultati tutto sommato soddisfacenti, dove le piante siamo in una fase di recupero e la produzione è molto promettente. Buongiorno, sono Lorenzo Santori, tecnico Agrintesa Zona Latina. Quest'oggi ci troviamo nell'azienda agricola Casbara Tarquinio, la quale dal 2014 ha intrapreso la coltivazione di G3 che oggi si estende su una superficie di circa 13 ettari. Ci troviamo nella zona di Doganella, zona molto vocata, per questo l'azienda ha raggiunto negli anni sempre produzioni di qualità molto elevate. A seguito delle abbondanti precipitazioni avvenute tra il 2018 e la primavera 2019, nell'azienda si sono manifestati i primi sintomi di cedimento delle piante causa asfissia radicale. L'azienda sin da subito ha migliorato le già esistenti baulature, ha creato una fossatura centrale che consentisse il rapido ed efficiente deflusso delle acque piovane e ha apportato abbondante sostanza organica. Ad oggi, a distanza di 2 anni, il fenomeno sembra circoscritto nelle file colpite, dove è stato introdotto come porta innesto Bounty, il quale ci dà buone prospettive per il futuro. Buongiorno, sono Fenix Girardi, ci troviamo nell'azienda agricola Kiwilov, sita nel comune di Gori. Azienda che nasce nel 2014, praticamente con un potenziale produttivo di circa 450 quintali ad ettaro, ma che dal 2020, causa moria, ha avuto un forte decremento della produzione. Come primo intervento aziendale è stato fatto praticamente uno scavo per verificare lo stato di salute delle radici. Nel fare questo sono stati trovati dei nematodi e prontamente sono stati utilizzati degli oli essenziali e della poconia, predatore naturale, per allontanare
questi microrganismi parassiti dell'apparato radicale. Notando poi, sempre attraverso gli scavi del marciume radicale, è stato applicato del tricoderma per contrastare l'attacco fungineo come biofungicida. Dopo l'utilizzo del tricoderma, ho ritenuto necessario l'utilizzo anche delle micorrize per aumentare l'efficienza dell'apparato radicale, in quanto queste hanno due funzionalità. Una è creare un mantello al di sopra delle radici, che formando una sorta di simbiosi, mentre le altre hanno praticamente la capacità di entrare all'interno della radice, creando poi all'esterno degli arbuscoli che, come possiamo vedere, abbiamo delle ripartenze vegetative. La strategia adottata ha portato dei risultati perché ha rallentato innanzitutto l'avanzare della malattia e nel frattempo c'è un risveglio vegetativo da parte del 70% dell'impianto e in più anche una minima produzione. Buongiorno, sono Enrico Mosconi, agronomo dell'OPQ Isole. Qui ci troviamo all'interno dell'azienda agricola Fratelli Sprefico, dove nel 2012 è stata piantata per la prima volta il G3 innestato su Hayward, su una superficie di complessivamente 8 ettari. Nel 2014 abbiamo iniziato a vedere i primi sintomi di quella che ad oggi chiamiamo moria. Successivamente abbiamo cercato di gestire nel miglior dei modi l'impianto, sia attraverso quelle che sono le buone pratiche agronomiche, sia attraverso la gestione dell'irrigazione. Però tra il 2018 e il 2019 non siamo più riusciti a sostenere una produzione accettabile per quanto riguarda sia la vita delle piante sia la redditività economica dell'azienda. Al termine del 2019 abbiamo quindi deciso di espiantare completamente i 4 ettari e successivamente nel giugno 2020 abbiamo messo a dimora gli stessi ettari con G3 su Bounty. Il motivo di questa scelta è stato semplicemente dovuto al fatto che a quel momento ci sembrava la soluzione migliore da poter mettere in campo rispetto alle alternative che avevamo provato, tra cui il ristoppio di Hayward. Le migliorie che abbiamo cercato di portare all'impianto sono state sicuramente per quanto riguarda la gestione agronomica, lo sviluppo di baulature più alte che favoriscono il deflusso superficiale delle acque e l'apporto con un nuovo sistema di irrigazione per aspersione di una doppia funzione che è quella climatizzante e di quella di irrigazione. A 2 anni di distanza dal momento di impianto ad oggi sicuramente possiamo ritenerci soddisfatti del risultato che abbiamo raggiunto. Ad oggi non notiamo più la formazione di marcescenze e di code di topo che eravamo soliti vedere e quando andiamo a scavare sicuramente vediamo un apparato radicale che si esplora in maniera ottimale in tutto lo strato di terreno e sicuramente delle radici molto ben sviluppate. A 2 anni di distanza dal momento dell'impianto siamo sicuramente soddisfatti di quella che è la risposta vegeto produttiva e siamo anche fiduciosi che questa permarrà nel tempo. Mettendo insieme le risorse economiche, le competenze, le conoscenze scientifiche, l'esperienza di tanti anni di coltivazione e soprattutto tanta passione e costanza, la KVDS Task Force coordinata da Zespri sta provando a dare una risposta a questo enorme problema, puntando soprattutto sulla conoscenza scientifica. Essere coltivatori di kiwi oggi significa essere anche coltivatori di radici. Deve essere il nostro obiettivo primario, ogni giorno, perché è lì che stanno la vera forza della pianta e la sua resistenza. Abbiamo capito che l'essenziale è invisibile agli occhi
e che si trova sotto i nostri piedi, dove non possiamo vederlo, misurarlo e capirlo. Per questo dobbiamo conoscere sempre di più questi argomenti, riflettere e provare a capire quello che succede sottoterra. Stiamo capovolgendo il nostro mondo perché abbiamo capito che le piante sono diverse da noi. Stiamo provando a metterci nei panni delle radici. È forse lo sforzo più grande che ci viene richiesto da questa grande sfida. Ma siamo convinti che le piante ci ringrazieranno, con produzioni abbondanti e di buona qualità.